Noi il grosso del taglio di affluenza l'abbiamo avuto a febbraio del 2020, vabbè, quando è partito il Covid, e diciamo da 5.000 frequentatori che eravamo abituati ad avere, ci siamo ridotti all'inizio di un 60% e oggi ci attestiamo su un 40% in meno. Quindi stiamo andando avanti avendo un potenziale più che doppio rispetto alle persone che ospitiamo. Le persone che ci frequentano sono quasi tutte erano a dicembre già quasi tutte in possesso del Green Pass rafforzato, quindi avevano fatto già le dosi di vaccini. E posso dire che coloro che non erano vaccinati, oggi pur di più della metà di coloro che ci frequentano, che non erano vaccinati, oggi pur di non rinunciare alla piscina, decidono di vaccinarsi. Quindi per noi alla fine, dopo il 10 gennaio, è cambiato ben poco. Il taglio grosso l'avevamo già subito in precedenza. C'è poi una problematica diversa, quella che riguarda un po' tutta la popolazione, i rincari delle utenze. Una situazione che in un impianto di questa portata, con costi già elevati per il riscaldamento, il gas eccetera, si sente in maniera importante. Sì, noi abbiamo già attivato da dicembre un tavolo con il Comune di Pesaro e un tavolo con la Regione Marche, un tavolo insieme a tutti i gestori della Regione Marche. Siamo in 26 soggetti privati e pubblici che gestiscono tutte le piscine pubbliche della Regione Marche per discutere e affrontare l'argomento per trovare una soluzione. A mio avviso la soluzione non è aumentare i costi degli abbonamenti, aumentare i prezzi, ma dobbiamo trovare una soluzione condivisa con il proprietario delle piscine, che nel nostro caso è il Comune, ma anche con la Regione o con il Governo, perché comunque noi eroghiamo un servizio socialmente utile. E in questo momento, per farvi l'esempio, il mese di dicembre 60.000 euro di gas contro i 20.000 euro che di solito si pagavano, per noi significa spendere più di quello che normalmente incassiamo. Ora, è un problema che non credo sia limitato alla piscina di Pesaro. Certo, noi siamo una piscina particolare perché è l'unica piscina olimpica della Regione Marche. Le piscine olimpiche consumano come tre piscine normali da 25 metri, quindi noi è come se avessimo quattro piscine da 25 metri come costi, e quindi siamo appunto sotto schiaffo in questo momento, perché siamo tra quelli che sono messi peggio dal punto di vista dei consumi di metano.